questo brevemente il piemontese, perché io non lo parlo molto bene. Al messaggio più importante che l'uomo ha cercato di fare da questa presa di teatro, è il messaggio di pace e di rispetto per le differenze, e in sostanza d'amicizia e di fratellanza. La leggenda dell'Homme Survey diventa parei al simbolo vivente della difesa della diversità di popoli e della persona umana, che sia vicino o lontano, o magari insieme a noi. E questo invece in l'introduzione, in cui si racchiudono, credo, moltissimi dei valori di Tavo. Ritengo che la vicenda dell'uomo selvatico presenti ancora oggi elementi d'attualità. Il montanaro non è quel contadino rozzo che pensano i cittadini, ma è un uomo che ancora sente scorrere nelle proprie vene la linfa di un'antica magica civiltà. Qualcuno che ancora può insegnare al civile, al cittadino, i segreti per salvare, in un mondo ridotto a immondezzaio, i tesori dell'aria pura, dell'acqua limpida, dei boschi e della fauna selvatica, e valori diversi dal denaro e dal consumismo. Il bene della libertà di chi non è né servo né padrone e lavora, vive fuori da quattro mura ed è ancora capace, alzando il capo, di vedere, come scrive il poeta Nino Costa, le nuvole che vanno nel cielo, i colori dell'aurora e quelli del sole che bacia nella parte solatia della valle la baita della piccola borgata più alta, prima di coricarsi dietro il profilo della montagna in un gloria di festoni rossi e arancioni. Essere ancora selvaggio oggi forse significa essere vivo, essere uomo. Ma ciò è pure una lezione per i maestri, per i professori delle nostre scuole, e qui c'è un bel richiamo pedagogico, poiché debbono rendersi conto che gli scolari tutti sono portatori di una loro cultura originale, preziosa, che la scuola deve rispettare e non calpestare. Gli scolari in effetti sono pure loro piccoli uomini selvatici, con le loro differenze e sensibilità, e persino loro hanno qualcosa da insegnare ai docenti. La scuola deve essere un piccolo mercato, nel senso buono del termine, dove ciascuno porti qualcosa in cambio, cosicché le differenze non siano ostacoli, ma tesori, e dunque occasione di ricchezza per tutti, scolari e insegnanti. Queste antiche leggende sono anche gonfie di speranza. L'uomo selvaggio Walser ci dice di aver visto molte volte i prati diventare foresta e poi ritornare a essere cascine e campi arati. Dunque, oggi che la montagna sembra ormai giunta al momento in cui scendono le ombre della sera che incutono timore alle ultime ore del giorno, le baite che diroccano nelle ortiche, i pascoli di velluto infestati dalle felci, possiamo apprendere dalla leggenda che nulla è perduto e che dopo la notte tornerà in mattino. La luce rosata sulle cime può anche essere la prima di una nuova giornata, splendente di sole e ridente di vita. Tavo Virat.